Buon pomeriggio ragazze, sto registrando questo video cosine di novembre con l'iPhone nuovo, quindi è una prova, spero che venga bene, vediamo se non viene bene non lo useremo più, tra l'altro ho anche il gatto che sembra messo lì apposta, invece ci si è messo lui, comunque video cosine di novembre. Volevo anche dirvi che stavo considerando prima che questa casa, che è molto disordinata, io sono molto disordinata, è grossa, a livello di metratura il triplo dell'altra, che mi sembrava più ordinata di questa, cioè come se mi fossi allargata sparpagliando ancora di più le mie cose, ma in realtà penso che di là io avessi più spazi per conservare per l'appunto le cose, mentre qui col fatto che un sacco di mobili sono ancora da comprare tendo ad avere tutto un po' in giro, però vi dico che probabilmente se avessi una casa ancora più grande riuscirei lo stesso ad avere casino e a tenere tutto sparpagliato, ma non è questo il tema di oggi, quanto le cose di novembre, cose scoperte a novembre, piaciute a novembre, meno piaciute a novembre, capelli lavati l'altro ieri, non sono al massimo, però ho fatto 2 ore di sport ieri, tra cui una lezione di tonificazione piuttosto intensa che mi ha fatto piuttosto sudare con i capelli piuttosto legati e quindi si sono un po' mosciati, però ecco, mi sembrava andassero ancora bene da tenere sciolti. Comunque, cosine di novembre, parto da le due cose che non si vedono, anzi le 3 cose che non si vedono. La mousse giada andrebbe più che altro nel video promossi o bocciati, che però non so se farò, quindi vi dico che è bocciata, ma stavo tra l'altro facendo una considerazione che per quanto riguarda lo styling capelli, a prescindere che siano prodotti naturali, non naturali, supermercato, non supermercato, i miei capelli si trovano molto bene con le spume e molto male con le mousse, quindi probabilmente è proprio una questione di consistenza del prodotto, nel senso che io ho ricordo di capelli miei belli con spume anche piuttosto economiche, quindi non per forza, mentre invece non ho ricordo di praticamente nessuna mousse che mi abbia lasciato un bel effetto. Per farvi capire la differenza, come la intendo io, mousse, spuma, non so se è chiara la differenza, ma non è nemmeno questo il tema di oggi, quindi comunque a novembre ho provato la mousse di Giada, sto provando tutti gli altri prodotti, però la posso dirvi che quella è per me no. Con gli altri, e tra l'altro la combo usata invece 2 giorni fa, yes, ma ne parleremo nel video capelli, non nel video cose di novembre. Altre 2 cose che non si vedono sono le serie TV che ho visto questo mese su Netflix. A me piacciono molto i thriller, ho visto L'uomo delle castagne e mi è piaciuto, certi pezzi abbastanza cruenti, e anche The Fall mi è piaciuto molto, mi è piaciuto, vabbè, Gillian Anderson, figa, e mi è piaciuto il Jamie Dornan, non so mai poverino come si chiama, Mr. Grey di 50 sfumature, che mi è piaciuto molto di più come psicopatico in questa serie TV che non come Mr. Grey in 50 sfumature. Suggerisco di vedere tutte e 3 le stagioni, a me è piaciuto, non da farci le nottate per vedere che cosa succede, ecco, però a me è piaciuto, e vi dico anche che le prime 2 stagioni sono più caccia all'assassino, la 3ª stagione che è più lenta da un punto di vista di dinamica e di trama è però il perché l'assassino è diventato assassino, quindi a me è piaciuta. Sto anche rivedendo You, avevo già visto la 2ª serie, mi era rimasta così impressa che la sto riguardando per poi guardarmi la 3ª, e posso dirvi che in effetti non mi ricordavo quasi niente della 2ª, mi era proprio rimasta impressa, ma mi ha detto che la 3ª è figa, quindi mi sono detta ma sì dai, riguardiamoci la 2ª e passiamo poi alla 3ª. Passiamo adesso alle cose effettive di novembre, che non saranno tantissime, quindi è un altro di quei video un po' chiacchieratini. Partiamo dalle cose profumate, ve le faccio vedere. Abbiamo Idol di Vera Lab e My Way di Giorgio Armani. Partiamo da Idol, anche questo è un prodotto di novembre, l'avevo acquistato in realtà ben prima di novembre, ma non lo avevo provato, e vi dico anche perché l'avevo comprato. Questo Idol è un all over oil, olio corpo, viso, capelli, che io avevo preso, vi dico anche a cosa serve, olio delicato e nutriente, indicato per corpo, viso e capelli, io lo uso solo sul corpo, idrata a fondo senza ungere, oli di origine vegetale, rispetto dei criteri ambientali e sociali, aggiunta di estratti di passiflora, achillea e camomilla, regala un effetto velvet dal tocco asciutto, un prodotto unico dalla profumazione discreta e leggera come una carezza. Ecco, la profumazione è discreta e leggera come una carezza, invece
io mi ero fatta tentare dall'acquisto di questo olio proprio perché se ne descriveva un profumo eccezionale. Io invece sento un profumo piacevole, leggero, ma non eccezionale, quindi forse ci sono rimasta un po' male per quello, perché leggendo i vari screenshot in giro pensavo che mi sarei spruzzata una roba profumata fantastica, invece ha un profumo discreto, no? Però non è un prodotto che boccio. Io lo utilizzo quando mi do la classica lavata veloce, che ne so, magari vi siete già fatte la doccia, vi siete già incremate la mattina, la sera poi vi rilavate le ascelle prima di uscire, o se volete darvi una rinfrescata prima di andare a dormire, invece che rimettervi la crema vi mettete questo olio, che in effetti è setoso, si assorbe in fretta, ha un buon profumo discreto. Io però ci sono rimasta un po' male perché me lo aspettavo più profumato, invece no. I profumi sono una cosa veramente 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 soggettiva, quindi prendetela proprio come un'opinione mia personale, non è cattivo, semplicemente me lo aspettavo più persistente, più particolare come profumo, a differenza del My Way di Giorgio Armani, acquistato per colpa di, quindi tutta colpa di Silvia Saidori. Quando è venuta a Torino siamo entrate da Sephora a fare un giretto, non abbiamo comprato niente, abbiamo solo fatto sto giretto, mi ha fatto però sentire questo profumo che lei utilizza da un po' e che ama, mi ha detto guarda è buonissimo, 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 l'ho provato, è veramente molto buono, quando c'è stato il 25% da Sephora l'ho acquistato, mi piace un sacco. Così come mi sta piacendo un sacco la Neige, la Lip Sleeping Mask, l'ho già usata diverse volte, a volte la metto anche di giorno per stare a casa, mi aspettavo una vera e propria maschera, tipo da mettere su e da lasciare lì, invece è un balm, cioè è un balsamo, vi faccio vedere che aspetto ha. Voi vi mettete questo balsamo sulle labbra prima di andare a dormire, io avevo anche un po' timore perché dico ma come faccio a tenermi su una maschera da notte, cioè se mi giro si sporcherà il lenzuolo, invece no, è comunque un balm. La mattina ci si sveglia con le labbra effettivamente morbide, è una sensazione molto piacevole, una coccola in più per le nostre nanne, mi sta proprio piacendo. Anche questo l'ho comprato da Sephora quando c'era lo sconto del 20-25. Ah, ma mi sto accorgendo adesso, pensate che genio, che dentro ha anche tipo il pennellino minuscolino, guardate che carino, lo rimetto nella sua scatola. Libri, no, i libri li lascio come ultima cosa. Pucca, la mia amica Manu ha regalato a me e papi per il compleanno questa confezione di tisane. Io di Pucca non avevo mai provato niente, lei invece è piuttosto fans di Pucca perché anche a casa sua le vedevo o me le aveva già regalate a bustine sciolte insieme a qualcos'altro. C'è anche un pastello di Diego, che se è qua nascosto ci sarà un motivo. Comunque, eccole qua. Ve le avevo fatte vedere quando mi erano arrivati i regali di compleanno. Le ho provate praticamente tutte e sapete che sono proprio buone. A me in genere piace solo o il tè col limone, possibilmente, o le tisane, quelle molto 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 fruttate, i frutti rossi. Tutte le altre cose tendenzialmente non mi piacciono. Tutte queste tisane, sebbene non siano particolarmente fruttate, sono un'ottima alternativa al tè e sono veramente buone. Sono rimasta stupita. Ho visto adesso la pubblicità, sempre per farci due chiacchiere, di forse Lipton ha fatto delle tisane nuove, dei gusti che sembrano fighissimi. Adesso quando vado al super poi do un'occhiata, anche se ne ho così tante. Fra queste, il calendario dell'avvento di DM, quelle di Equilibra, penso di aver tisane a bomba per almeno 3 mesi, quindi magari non me le compro. Libri finiti entrambi a novembre, questo è iniziato ad agosto, questo è iniziato a novembre, letto in una settimana. Questo è un capolavoro, non so quando sia stato scritto questo libro perché sono scema e non l'ho controllato, ma potete guardare voi tranquillamente su Google. Vediamo un po' se da qualche parte c'è scritto. First published in Great Britain by Bloomsbury Publishing in 2002, quindi 2002. Ha già i suoi anni questo bel libro, ha vinto il Pulitzer, è un libro fighissimo, mi è quasi dispiaciuto averlo letto in inglese perché inevitabilmente mi ha rallentato della lettura di almeno il 20-30%, ovviamente ci va un po' più di sforzo quando si legge in un'altra lingua, bellissimo, potrei dirvi semplicemente che, tra l'altro lui è lo stesso autore del Giardino delle Vergini Suicide, non so se avete visto il film della Coppola, Non è solo la storia di un ermafrodita, ma è la storia della sua famiglia greca,
che scappa dalla Turchia in realtà, poi capirete un po' come funziona la situation, e arriva negli Stati Uniti negli anni 20. Quindi non è solo la storia di questa bambina che in realtà nasce con delle caratteristiche maschili a livello di organi sessuali non identificati quando lei è nata. Poi capirete leggendo, non è solo la sua storia, ma è la storia di come mai lei ha questi geni mutanti e la storia di tutta la sua famiglia. È veramente bello, cioè veramente bello, non è pesante, sebbene siano 530 pagine, si legge velocemente. Io non l'ho letto velocemente, l'ho iniziato ad agosto, ma perché poi, tornata a casa, mi sono un po' fissata con le serie TV. E la sera invece che leggere, che è l'unico momento in cui io riesco a leggere, mi mettevo a guardare Netflix, quindi l'ho lasciato indietro per quello, ma è proprio, proprio, proprio un bel libro. Infatti tutte le persone che mi dicono, ah, Middlesex, Jeffrey Eugenides, Middlesex, almeno ve lo cercate, tutte le persone che vedevano ogni tanto quando pubblicavo questo video, dicevano, bellissimo, stupendo, l'ho letto due volte, meraviglioso, proprio bello. E non è per niente pesante, cioè è lungo, ma è molto, molto scorrevole, anche perché appunto si parla prima dei suoi nonni, poi dei suoi genitori e poi di lei. E si fa anche avanti e indietro, quindi proprio bello, 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 bello. Questo è uno dei due libri che mi ha regalato Rossella per il mio compleanno, che il mio compleanno era un mese fa, preciso, quindi questo l'ho proprio letto a novembre, l'ho letto in pochissimo tempo. Anche questo fa presente passato, presente flashback, presente flashback. Voi vedete nel 2004 una, come si chiama lei? Non mi ricordo più, Katie. Katie. Vedete nel 2004 una Katie, poco più che ventenne, super festaiola, che esce e si diverte. Ritrovate 4 anni dopo una Katie con un disturbo con un disturbo ossessivo compulsivo, attacchi d'ansia, attacchi di panico, super abitudinaria, terrorizzata da tutto. Questa stessa ragazza in questi 4 anni, che cosa è successo? È successo un tizio che si chiama Lee Anthony Brightman, che le sconvolge in negativo, ovviamente, completamente la vita. È un libro, secondo me, interessante da leggere, non tanto per la trama, perché poi ne parlavo anche con Rossa, a livello di trama per 300 pagine sembra che non succeda niente. Non è noioso nemmeno questo, però da leggere, però effettivamente non è neanche una scrittura lenta, è che proprio a livello di trama ti sembra che non succeda niente, mentre invece nelle ultime 50 pagine capita la qualunque. Anche Ross è d'accordo con me sul fatto che per 4 quinti di storia sembra non accadere niente, nell'ultimo quinto poi è tutto un po' raccolto ed è un po' una pecca, secondo me, questa di questo libro. Suggerisco però di leggerlo perché fa proprio capire come delle ragazze apparentemente normali, vivaci, allegre, in carriera, possano modificare radicalmente la propria vita incontrando la persona sbagliata. È più questo che mi ha colpito del libro che non la trama di per sé. Infatti, per farvi un esempio senza farvi spoiler, lei ha l'abitudine di contare i passi, che ne so, contare i passi da casa alla metro, che devono essere sempre lo stesso numero di passi. Questa abitudine le viene a un certo punto quando non riesce a controllare più niente della sua vita e quindi contare i passi è una di quelle cose che invece può controllare. Quindi ecco, mi è sembrato interessante questo libro, l'ho già detto, non tanto per la trama quanto come mamma mia, vedi come queste cose possono capitare a chiunque di noi. Ok, ho finito anche per oggi questi 14 quasi minuti di chiacchiere. Ci risentiamo a questo punto tra qualche giorno per l'inizio di questo progetto 5 minuti al giorno di spacchettamento calendari dell'avvento. Non vi metto nessun link perché non penso che vi serva nessun link, al massimo vi metto i link dei due libri se li volete prendere su Amazon, così comprate, pronti partenza, via. Buon weekend a tutte, ciao!